assegnano al giornalista Gianmarco Di Napoli, che è un grande giornalista, una persona seria che fa il suo lavoro con passione e gioia. Viviana Delego è una donna di Pezza di Greco, frazione di Fasano, che il 22 dicembre dello scorso anno è morta dopo aver dato alla luce due gemelli. La vicenda in quel momento si è chiusa in questa maniera: il marito, che si chiama Giacomo Cofano, è stato di una onestà intellettuale incredibile, ha scritto addirittura una lettera di ringraziamento ai medici. Il Papa, tre giorni dopo, il 25 dicembre, lo ha chiamato per consolarlo. A un certo punto, a gennaio, c'è stata la relazione invece di un medico di chirurgia dell'ospedale Berrino, che diceva: qui è successo qualcosa di strano. E a quel punto si è aperta un'inchiesta giudiziaria. È un'inchiesta giornalistica. Giornalistica che mi ha dato spunto per fare questo articolo. Sia mio che del questo gruppo straordinario che pare sia venuto addirittura in bicicletta. Stento a crederci, ma mi confermano che hanno fatto oltre 100 chilometri, nonostante insomma non siano più giovanissimi, però evidentemente la caparbietà e la motivazione li spinge ancora a fare queste traversate epiche. Volevo partecipare da tanto tempo a questo premio, Antonio Maglio è stato il mio direttore, non avevo mai avuto il coraggio di farlo e questo coraggio me l'ha dato un messaggio che mi è arrivato relativamente a questo articolo. Un giorno da Messenger mi ha scritto il marito di Viviana Delego, Giacomo Cofano, dice: sto leggendo in lacrime quello che hai scritto e in qualche maniera c'entra perfettamente quelli che è il nostro dolore e la nostra voglia in questo momento di capire davvero quello che è successo. Un uomo di grande coraggio. Ci sono 5 uomini e una signora vestiti in modo strano. Chi sono? Sì, sono una parte dei componenti dell'associazione Biciclub e Solidarietà di Carovigno, che hanno sposato questa causa e stamattina sono partite da Carovigno in bicicletta, hanno percorso 120 chilometri in nome di Viviana Delego, perché anche loro partecipano a questa cosa. Felici di essere qui, un premio prestigioso che Gianmarco merita tutto.